evento molto importante perché dà modo ai giovani di poter dire la loro opinione sulle politiche locali giovanili e poter portare avanti le loro proposte nell'ambito culturale e non solo. Spesso la politica si dimentica dei giovani o comunque non li rende partecipi per vari motivi, invece con questo evento noi possiamo dire ai giovani che ci siamo e che possono fare politica attivamente nel loro interesse. Visto la situazione, l'antipolitica che si sta svolgendo, che è ormai diffusa in tutta Italia, è importante che il giovane partecipi e capisca cosa vuol dire mettersi in gioco e svolgere il ruolo pubblico. Spero che con questa iniziativa riesca comunque a invogliare i giovani di Treviglio, ma anche dei paesi vicini, a entrare nella politica, a far capire che è importante a gestire la cosa pubblica anche per i giovani. Un giovane per fare politica deve, secondo me, avere il senso di quello che vuole fare, perché la politica è dare senso veramente a questo nostro vivere insieme. Quindi avere idee anche innovative, condivise, qualcosa comunque da proporre sicuramente. Nella crisi, io credo che la crisi sia da una parte una cosa che ci sta veramente tirando a terra, ma dall'altra potrebbe essere anche il pungolo per avere nuove idee, nuove prospettive, per avere nuova creazione. Come giovane per la politica secondo me è essenziale iniziare a mettersi in gioco, perché stiamo vivendo un periodo di forte antipolitica dove tutti pensano che la politica sia corrotta, così. Io sono dell'idea che noi giovani dobbiamo iniziare a prendere in mano il nostro destino e a metterci in politica. È difficile, non è facile, si fanno molti errori. Io sono in politica da poco più di un anno e ne ho fatti di errori, ho fatto anche qualche cosa giusta che mi ha dato molta soddisfazione, ma essenziale è iniziare a mettersi in politica. Ma questa iniziativa, secondo me, che è la prima, vogliamo farne altre se avrà successo. Secondo me è un'iniziativa molto positiva perché dà l'occasione ai giovani di dire la loro e agli adulti di ascoltare i giovani, perché abbiamo veramente molte cose da dire e molto spesso mancano gli spazi. Quindi sì, sono decisamente contento, speriamo che sia un successo e speriamo di mostrare anche a certi politici una politica diversa. La nostra attuale classe politica sta vivendo un periodo tragico, sta vivendo un periodo di crisi. Gli italiani, il popolo italiano ha voglia di rinnovamento. Io dico che per noi giovani si aprono tantissime possibilità, ma non basta essere giovani per poter gettarsi nel mondo della politica, bisogna essere giovani, consapevoli di quello che si fa e di quello che si dice. Quindi accanto all'aggettivo giovani va applicato anche l'aggettivo validi. Questa è la ricetta per rilanciare la classe politica. Permettere ai giovani validi di poter dire ciò che pensano e di poter contribuire alla crescita culturale, sociale, economica del nostro paese. Questo penso che valga in tutti i settori, non solo in quello politico, ma anche in quello industriale, anche in quello lavorativo, anche in tutti gli altri settori che compongono la società italiana.